Buonasera agli amici del web. Stasera siamo in compagnia di Pietro Sergi, politico, scrittore, componente della direzione nazionale di Sinistra Italiana. Siamo con lui perché vogliamo, in quella che mi piace definire più che un'intervista, Pietro, una chiacchierata tra amici, tracciare un po' lo stato dell'arte della situazione calabrese e nazionale, più in generale, rispetto a quelle che sono le problematiche, quelli che sono i temi di strettissima attualità e che vedranno Sinistra Italiana e gli altri partiti impegnati in quella che sarà la competizione elettorale per le prossime politiche. Ma non solo questo. È una chiacchierata ad ampio raggio che non si limita naturalmente solamente al frangente elettorale, ma che vuole tracciare una linea rispetto a quella che è la strada da percorrere per risollevare le sorti di un territorio, ahimè, forse troppo ingiustamente martoriato. Io ti porrò, Pietro, prima di passarti il microfono, voglio anticipare alcuni dei temi della nostra chiacchierata che prenderanno le mosse da un fenomeno ormai direi quasi inarrestabile su scala nazionale, ma che assume connotati drammatici nel sud Italia e in Calabria in modo particolare. Sto parlando dello spopolamento dei versanti interni, con interi paesi che si spopolano, con interi versanti che ormai sono sempre meno antropizzati, con tutti gli effetti che ne conseguono. Ecco, rispetto a questo tema, vorrei chiederti un tuo parere, ma soprattutto da cosa origina questa situazione e quali sono, secondo te, gli strumenti per porre un argine a questa deriva? Pietro. Beh, intanto grazie per la disponibilità, la chiacchierata che ti ho prospettato e che hai così gentilmente accolto. Ma cosa genera lo spopolamento? Secondo me una delle maggiori, ad oggi, una delle maggiori cause è la mancanza dei servizi. Ma dei servizi parliamo non di servizi particolari, ma di servizi che in teoria dovrebbero essere anche garantiti dalla Carta Costituzionale. Parliamo della scuola, parliamo degli uffici pubblici, parliamo dei trasporti. Quindi è questo fenomeno, secondo me, che dal mio modestissimo punto di vista, è dovuto anche, se non soprattutto, tralasciando il discorso dell'immigrazione per il lavoro, che è una storia che ci accompagna da secoli, al discorso appunto dei servizi e delle privatizzazioni di determinati servizi, come può essere stato quello delle ferrovie, che noi adesso per prendere un treno decente dobbiamo andare a Rosarno, che sono 50 e passa chilometri, anche 60 credo, e andare a prendere lì un treno come se andassimo a prendere l'autostrada, ad esempio, no? E qui è uno. Poi il discorso dell'edilizia scolastica, ad esempio, un altro tema, dove c'è, ad esempio, non sempre è segue gli standard antisismici o comunque di un minimo di un ambiente salubre per chi lo frequenta, che siano insegnanti, personale, soprattutto ragazzi, studenti, Salubre, è bambini. sicuro anche. Quindi sì, è appunto sicuro. E quindi secondo me il discorso è che, ad esempio, io quando sono emigrato, io alla fine del secolo scorso, diciamo, per farsi sentirci importanti nell'emigrazione, diciamo così. Io sono emigrato, ad esempio, pensando in modo costante alla scuola che avrebbero frequentato i miei figli. Quello era il pensiero che mi accompagnava maggiormente. Io sono emigrato per lavoro e quindi io penso che lo spopolamento, perché non è che non si sia investito in questi paesi, per esempio anche a Natile,
soprattutto non dire vecchio, poi non ci sono più, ci sono dei palazzi proprio, ma sono vuoti perché cosa me ne faccio se poi non ho il resto dei servizi? Altra cosa, ad esempio, la privatizzazione delle poste. Ha prodotto ad esempio che a Natale apre non so quante volte alla settimana, cioè, e quindi e bisogna emigrare, diciamo, anche per quello, a Bovolino, magari vicino, dove la posta però viene intasata e ti perdi un giorno per pagare una bolletta, perché chiaramente siamo tutti lì. Quindi il fenomeno delle privatizzazioni è questo, che spopola le periferie e crea, quando è in grado di crearle, delle eccellenze dove però te le devi andare a cercare, perché il privato la mattina che non arriva l'incasso tira giù la sala cinesca e ti saluta, arrivederci, grazie. Quindi mi sembra di capire, ed è abbastanza chiaro, quello che è lo stato dell'arte rispetto a questo tipo di tematica assai delicata. Quindi la logica del profitto che va oltre la garanzia del servizio per l'utente. Questo a discapito ovviamente dei numeri e quindi dei luoghi dove la demografia cede il passo. Che tipo di politica suggeriresti per arginare questo tipo di fenomeno in atto ormai da diverso tempo? Io penso che i governi che hanno questa propensione ideologica alla privatizzazione dovrebbero però farsi carico di mantenere assolutamente la soglia minima di servizi in questi centri, perché non è che basta mettere 100 milioni di euro come è stato fatto con una legge per fermare lo spopolamento, non lo fermi in quel modo lì. Lì mettere soldi così, cioè poi uno fa un progetto, secondo me non, è la continuazione dell'assistenzialismo in qualche modo. Dopodiché quelli che sono più organizzati fanno dei progetti e prendono dei soldi, quelli che sono malandati erano e malandati rimangono. Quindi il governo che il rapporto pubblico-privato, bisogna che da parte del pubblico ci sia una soglia minima di garanzia dei servizi a quale il pubblico si fa carico nel momento in cui, avendo privatizzato qualcosa, il privato non risponde più di quelle Quindi cose lì. Quindi mi sembra di avere capito, privatizzazione sì, però con uno standard minimo da garantire. Io sarei per privatizzazione zero, perché per i servizi essenziali, perché, ma siccome molto probabilmente non si torna più indietro, non si torna più indietro, e non saranno sempre governi che la penseranno come me, anzi, dico però che se si vuole ragionare in termini di bloccare questo spopolamento, non sono mettendo dei soldi lì con dei bandi, ecco, che bisogna fare un disegno organico e dove mancano determinati servizi iniziare a ripristinarli, perché una volta c'erano, cioè, il discorso, io mi ricordo che partivamo da Bovalino in modo tranquillo a qualsiasi ora volevamo, Roma, Bologna, Milano, i treni c'erano, ce n'era uno al giorno, porca miseria, c'era, adesso non c'è nulla, cioè, e quindi il privato tende, come dicevo prima, a costruire delle eccellenze quando ne ha diciamo, la possibilità e la voglia, a discapito dei servizi sui territori. E più sono disagiati, è per questo che noi siamo anche poco appetibili dai privati, perché noi non riusciamo ad avere il cane che si morde la coda. Noi andiamo via a cercare i servizi, qui non rimane nessuno, e quindi non rimanendo nessuno il privato non ha quello che gli serve, la materia prima per guadagnare dai servizi. Ho trovato molto significativo un passaggio di una tua risposta di poco fa, quando hai detto al momento di emigrare mi sono posto la domanda che scuola frequenteranno i miei figli.
Credo tu abbia toccato un nervo scoperto intanto, perché credo sia la domanda che si facciano molti. E non è solamente un problema legato alla scuola, è un problema legato a all'assenza dei servizi a cui facevamo riferimento prima, ma alla qualità dei servizi laddove i servizi ancora esistono. Questa disparità tra il nord e il sud, questa mancanza di efficienza, questo scoramento che si vive al sud unito a una mancanza di fiducia rispetto al ruolo che le istituzioni dovrebbero avere. A questo vorrei anche aggiungere, come se fosse poco quello che abbiamo detto, anche un'altra questione. Un vuoto democratico creato da una legge. Segnatamente sto parlando della legge Delrio e quindi della riforma degli enti locali, sto parlando anche di questo tipo di scelta indirizzata verso le elezioni di secondo livello, di cui abbiamo avuto prova nell'ultima prima e ultima in ordine di tempo tornata elettorale per il rinnovo, per l'insediamento primo in assoluto del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, è stato uno step importante per capire che impatto possa avere sul territorio questo tipo di scelta. Ecco, io vorrei intanto una tua considerazione, un approfondimento sulla prima parte del ragionamento, quello legato all'efficienza dei servizi e alla disparità tra il nord e il sud. E poi anche rispetto a questa questione delle elezioni di secondo livello e di questo vuoto di democrazia e di questo allontanamento, non so quanto involontario, della gente dalla politica, perché c'è un allontanamento da parte degli elettori, da parte di chi in politica si dovrebbe e in alcuni casi si vorrebbe impegnare, ma è scoraggiato da tutta una serie di fattori che ti pregherei di indicare. Niente, io sulla scuola mi hai chiesto un approfondimento e ti ringrazio perché vorrei chiarire subito una cosa. Quando parlo di scuole parlo di strutture, non di personale o di insegnanti, perché i nostri insegnanti sono in giro per tutta la penisola, per tutto il paese e spesso sono i migliori che si possa trovare, quindi non è una questione di scuola. Di insegnamento, è una questione legata Strutturale. alle strutturali, alle strutture, all'edilizia scolastica. Poi dovevano essere uno dei punti qualificanti della legislatura passata che adesso sta per scadere. Non voglio neanche entrare in polemica. Dico però che non c'è stato quel salto di qualità che ci si aspettava, anzi, sono state delle riforme dove gli insegnanti e gli studenti sono stati manganellati e questo lo dice lunga sull'attenzione che si ha verso determinate cose che poi portano sempre a punto di partenza. Quindi la scuola, io sì, io pensavo moltissimo alla scuola, come pensavo ad esempio all'università, ma perché qui non sono buoni? Perché ad esempio i miei figli che frequentano le università, uno a Bologna, uno a Forlì, uno parte verso nord, uno verso sud, in qualsiasi orario, un treno ogni mezz'ora. Voglio dire, un genitore queste cose le considera, ecco, quello, dopodiché ci sono i ragazzi che partono da qui, che vanno, insomma, voglio dire, e emigriamo anche per lo studio, voglio dire, aggiungiamo anche questa cosa qui, che è nobile. Dei ragazzi che partono, si gestiscono i soldi, vanno a studiare, no? Perché voglio dire le qualità delle università qui debbano essere scadenti per forza, non è che mi piango addosso. Il problema è proprio strutturale anche da questo punto di vista. Un ragazzo si deve muovere, ha bisogno dei treni, ha bisogno di muoversi, ecco, per poter È una questione sia strutturale che infrastrutturale, certo che assolutamente, legata ai quindi voglio dire non è collegamenti. questione, noi poi. Quindi, ed è questo discorso qui. Sul fatto della democrazia, nel 2014 o 2015 luglio, noi siamo partiti con Stefano Fassina a Roma in un teatro dove io mi ero preparato un discorso.
Dopodiché di quel discorso non ho detto nulla perché quando ho avuto un microfono davanti mi sono messo a parlare della ferrovia, un binario della Ionica e tutte queste cose che stiamo affrontando stasera. Perché l'istinto di nel mio legame, nel mio territorio, mi ha portato a Ad quelle affrontare. considerazioni lì e non ad altre che mi ero preparato. E quindi voglio dire, il problema adesso noi abbiamo questa situazione. Nelle province che erano un ente che secondo me era, non era neanche il peggiore, sono molto peggiori le regioni. Io, Molto. ad esempio, qualcuno avrebbe abolito le regioni e non le province. Era un ente comunque che dopo l'amministrazione comunale era più prossimo ai cittadini. E adesso non si vota più. Quindi c'è stato scippato in qualche modo con un strategemma, poi città metropolitana, queste formule, non vedo il giovamento reale in queste formule così innovative. Ed è uno. Poi noi abbiamo il discorso dell'astensione ultima, e non vorrei neanche parlare della Sicilia, no? Non perché è meno importante come dire, l'astensione dei cittadini siciliani. Assolutamente, dall'altro ieri l'abbiamo visto sotto il 50%. E anche in Emilia Romagna, quando si è trattato di eleggere il consiglio regionale, l'amministrazione regionale, e si è avuto il minimo storico, addirittura inferiore a quello della Sicilia. Quindi voglio dire, i discorsi stanno messi così. Io sono portato a pensare che i pochi che votano gira e rigira sono quelli che hanno qualche interesse ad andare a votare, perché chi non ha nessun interesse ho l'impressione che adesso si preferisca starsene a casa ed è una cosa gravissima. Se a questo si aggiunge, per quanto ci riguarda, il discorso degli scioglimenti dei comuni, ad esempio, nel quale non entro nel merito delle questioni magistratura, le inchieste, ognuno fa il suo lavoro, non mi interessa quel discorso lì. Dico però un'altra cosa. Dico che lo Stato in qualche modo da questi territori si sta ritirando e in compenso pretenderebbe di avere dei sindaci sceriffi senza portafoglio perché i soldi sono finiti a quanto pare, si trovano ad operare in realtà spesso piccole, dove la società, insomma, dove la comunità è molto ristretta, molto intrecciata tra di loro, in difficoltà enormi di amministrazione, di sviluppo della propria attività e di tutte queste cose qui. Quindi c'è questo gap democratico, inutile negarlo, legato a tutti i fattori che avevo detto io. Ora, sul fatto, mi dilungo un po' sul fatto degli scioglimenti del comune. Io penso questo. Chi la persona più onesta di questo mondo, se si dovesse trovare in un'amministrazione che magari non sono tutti onesti come lui, ma una buona parte di sia onesta, rischia di essere marchiato vita natural durante in modo indelebile da questa macchia che gli potrebbe venire non per sue responsabilità, ma perché fa parte di una squadra che commette degli errori. Questa situazione comporta da parte delle istituzioni, e sulle istituzioni poi devo fare una no, no, ormai a metà perché non è più una premessa, ma voglio dire una cosa su tutto quello che diremo. Questa comporta da parte delle istituzioni centrali l'aver abbandonato in qualche modo la selezione della classe dirigente. Perché in un paese grande, in un centro grande, si trovano per fare le liste, per fare questo. Nei centri piccoli, che sono quelli oggetto, diciamo, più o meno della nostra chiacchierata, queste cose qui non sempre si riescono a trovare. Perché se io trovo 10 ragazzi in gamba, puliti, per fare una lista, poi qualcuno sbaglia. E io a quel punto lì tenderei ad adottare il principio della cassetta delle mele, dove la mela marcia la prendo e la butto via. Non butto anche la cassetta, perché
perché poi cosa succede? Che ne devo trovare un'altra cassetta piena di mele, e in mezzo a quelle rischio di avere di nuovo quella marcia o più di una. Se io invece comincio a fare selezione e quei ragazzi, quelle persone, ragazzi o meno ragazzi, che si sono distinti per buona amministrazione, io li dovrei tutelare, perché sono un patrimonio per un territorio. E altrimenti, se un onesto viene cacciato insieme ai disonesti, che purtroppo ci sono, anzi, non solo qui, ma purtroppo non è la materia che manca, purtroppo, dico non solo qui, perché se viene mandato a casa e marchiato in modo indelebile, una persona onesta, un'altra dovrebbe andare a prendere il suo posto? Dov'è la differenza tra quello cacciato prima e quello che potrebbe essere cacciato dopo? Io penso quindi che le istituzioni, ed era questa la cosa che volevo dire, che io parlo non per lamentarmi, per chiagnefuttirmi, che a volte ci prende purtroppo. Io parlo perché secondo me da questo ingrippamento, fatemelo dire così, non si esce se tutte le istituzioni di ogni livello non ci mettono e si guardano in faccia a dire che la situazione va gestita in modo istituzionale, con un nuovo patto. Naturalmente il patto prevede che siano almeno in due a stipularlo, e a quel punto lì, perché altrimenti c'è una guerra che si combatte senza vederne la fine e senza vederne il motivo da un certo punto di vista, senza riuscire a scorgere la luce in fondo al tunnel. E io penso che dovrebbero essere le istituzioni centrali maggiori, governative di ogni genere, ad avere interesse affinché questi presidi di democrazia, di amministrazioni più prossime al cittadino e comunque intermedi, potessero in qualche modo trovare una nuova strada per poter operare in un certo modo, con un minimo di serenità e naturalmente con l'onestà e la trasparenza che devono essere le stelle polari di ogni amministrazione. Faccio un esempio, avevamo commissario Platì, adesso abbiamo il sindaco, avevamo il commissario Bolino, adesso abbiamo il sindaco. Io mi auguro che questa situazione si possa in qualche modo instaurare anche a San Luca, dove non c'è, e anche nei comuni che verranno sciolti, ripeto, con un nuovo spirito da parte di tutti, a cominciare dalle amministrazioni locali. Che operano oggi come oggi, operano in condizioni spesso disperate proprio dal patto di stabilità, dal fatto che le risorse siano finite. Quindi io penso che la questione del Sud non va più vista in un ambito di quello che è stato l'Unione d'Italia, le industrie che sono volate via, e quella è una discussione storica assolutamente affascinante, ma che non ci porterà nulla di quello che ci è stato tolto. Qui bisogna guardare avanti, e guardare avanti tutti insieme, istituzioni centrali, istituzioni periferiche, con un nuovo patto che poi dovrebbe essere rispettato, con le istituzioni che cominciano a fare selezioni di classi dirigenti, e non colpi di spugna continuamente, perché non può essere che un'amministrazione di 10 persone, quello che è, siano tutti disonesti. Cioè io mi rifiuto di pensarlo dalla prima punta dell'Italia all'ultima, che ci possano essere situazioni come queste qui. Nel nostro territorio avremo ancora maggiore necessità di avere queste selezioni, perché effettivamente abbiamo bisogno di buoni amministratori. Quindi la democrazia è malata, ed è malata perché non ci può essere una democrazia senza il suo nutrimento principale, che sono gli elettori. Non ci può essere, senza partecipazione non ci può essere democrazia.